Il campo scuola è partito lunedì 15 giugno e termina venerdì 24 o venerdì 31 luglio, a seconda delle associazioni. Io ringrazio l'amministrazione comunale perché siamo ospitati dal comune nel terzo anno nell'organizzazione di questo campo estivo. Ormai veramente sia i giovani del quartiere Vopero e non solo, da Mater Dei, da Soccava, arrivano un po' dappertutto a questa frequentazione importante, perché alla fine della scuola, dopo il 30 maggio, cominciano e ritrovano a stare e ritornano a stare all'aria aperta, gonfiabili, piscine, ping pong, cornei di calcetto e chi più ne ha più ne metta. Siamo contenti e speriamo che si possa continuare ancora meglio e con l'amministrazione comunale al nostro fianco che possa dare ancora di più lustri a questo stadio, perché credo che sia l'unico polmone della città più grande e l'unico polmone più importante per il quartiere Vomero. La piscina dello stadio Collana al Vomero inaugura i campi estivi. Per il terzo anno, nella struttura polivalente gestita dalle concessionarie, ai ragazzi viene offerta la possibilità di fare sport divertendosi, passando attraverso le molte attività a disposizione, dal nuoto al calcio, al basket, alla danza e molte altre. In una posizione logisticamente facile da raggiungere, la piscina mette dunque a disposizione durante tutta l'estate un importante strumento di svago e socializzazione. È un impianto troppo importante e strategico per la nostra città, ce ne vogliamo pigliare cura noi e sistemarlo. In attesa della regione comunque ho chiesto all'assessore allo sport comunque di migliorarlo noi, anche senza titolo vogliamo migliorarlo, almeno il campo e la pista d'atletica. Non possiamo aspettare ancora perché già abbiamo fatto uno sforzo enorme per tenerlo aperto nonostante la regione, per sistemare alcune cose, metterlo in sicurezza, sistemare l'impianto di illuminazione, ma non ci accontentiamo, il Collana merita di più. E noi stiamo qua per metterci grande impegno e grande passione. Vedete tutti questi bambini, questi ragazzi, i tantissimi anche adulti che usano il Collana merita altro. Finora la Regione non solo ci ha abbandonato, ha anche ostacolato un certo percorso. Ci auguriamo che De Luca la faccia in modo diverso, ma non possiamo aspettare ancora a lungo.